Questo dipinto è uno dei più importanti realizzati da Boccioni. La città che sale è un'opera compiuta nel 1910, di 200 x 290 cm, prodotta con la tecnica olio su tela. Ha un titolo che suona strano, perché associa alla città l'azione del salire. Ma cosa vuol dire? Come può una città salire? C'è in effetti un significato dietro questa rappresentazione caleidoscopica. L'artista, in quegli anni, era come una spugna e assorbiva tutte le novità e i fermenti della sua epoca. Un'epoca che venne contraddistinta da importanti cambiamenti socioculturali e il lavoro fu uno dei campi che subì maggiormente queste rivoluzioni. Il proletariato assunse coscienza di sé e cominciò a comprendere il proprio potere nello stare unito per ottenere nuovi diritti. Esplosero così i primi scioperi italiani, che cominciarono a diventare fonte di ispirazione per gli artisti. E infatti è proprio uno sciopero cittadino in una città, Milano, che cominciava a crescere come le altre d'Europa e che Boccioni prese come riferimento per realizzare questo dipinto. Anticipata da numerosi bozzetti, originariamente l'opera doveva intitolarsi Il lavoro e far parte di un trittico. Fu presentata, per la prima volta, alla Mostra d'Arte Libera di Milano del 1911. Nel 1912 venne comprata dal musicista Ferruccio Busoni, a Londra, durante le mostre d'opere futuriste che fece tappa in diverse città d'Europa. Oggi è esposta al Museum of Modern Art di New York. È un'opera particolarmente importante perché costituisce la prima creazione futurista di Boccioni, nonostante ci siano ancora elementi realistici che riusciamo a distinguere nel groviglio pittorico, come le costruzioni industriali o il cantiere, il tutto inserito in uno spazio reso prospetticamente. La città che sale rappresenta un frammento di città in tumulto, in crescita, e molto probabilmente si tratta della periferia di Milano. In primo piano, degli uomini tentano di trattenere dei cavalli imbizzarriti, disperatamente fusi in uno sforzo dinamico. Sullo sfondo, partendo da sinistra, vediamo il tram elettrico, le impalcature di nuove strutture in costruzione, le ciminiere fumanti, una piccola folla, uomini che gridano, il tutto in un vortice pittorico costruito con direttrici di tensione dinamica. Nella composizione prevalgono le linee curve che descrivono il movimento vorticoso degli uomini e dei cavalli, mentre sullo sfondo le linee rette slanciano la città verso l'alto, oltre la tela. L'artista, qui, impiega la tecnica di visionista, che prevedeva appunto l'applicazione di colori puri, luminosi e brillanti, divisi in tante piccole pennellate rapide e filamentose. Dominano la scena il rosso, il blu e il giallo, i tre colori primari, ma anche il bianco, che conferisce al dipinto una luminosità abbagliante. Il risultato crea un forte dinamismo da cui la scena è attraversata, come se potessimo percepire le scintille d'energia di movimento, di attrito e di resistenza. L'artista, in questo dipinto, rende visibile il mito attraverso l'immagine, il mito dell'uomo moderno, artefice di un nuovo mondo. In parole povere, l'intento dell'artista fu quello di fissare sulla tela il frutto del nostro tempo industriale. La tensione dinamica del divisionismo, qui, diventa dinamica futurista. La pittura figurativa diventa astratta. Perché in fondo questo è anche un dipinto astratto, nonostante siano distinguibili delle figure e delle strutture. All'epoca di Boccioni si aprì proprio la strada, con le avanguardie storiche, che condusse gli artisti a nuovi modi di rappresentazione, che andarono verso l'astrazione e la negazione delle forme.